Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellert's Game, episodio 12 della nostra partita in Hearts of Iron 4 col Free American Empire. Allora, nello scorso episodio avete commentato, penso che sia tipo il record del mio canale di sicuro, ma una cosa pazzesca, ci sono circa 160 commenti. Io ci ho messo un'ora a leggerli tutti, a rispondere a tutti, anche perché c'erano delle storie assolutamente fantastiche, come quella del dottor Fermi. Cioè, sono scoppiato a ridere per tipo 10 minuti e ci sono state ben, spero di non averne dimenticata nessuna, ho addirittura qua due fogli, sentite il rumore di due fogli, con su tutte le vostre cariche, sono 15, adesso le leggo in ordine sparso. Allora, Sergente A è il capo della ricerca missilistica ed è in collaborazione con Regulus, ho visto che già sono molto affiatati. Questi hanno infatti parlato loro della crisi del dottor Fermi, che c'è stato un intervento anche col sottosegretario George Red, e però hanno avuto dei problemi con i microfoni, quindi è successo un casino. Poi Duccio è il giudice supremo, Diego è il capo delle truppe tedesche, quindi non fa parte del nostro impero, ma è un nostro amico, non alleato perché in realtà non è possibile che entri nella nostra alleanza. Le alleanze sono cose separate, noi siamo l'Oceania, loro l'asse. È impossibile allearsi di più, infatti se faccio invite to a faction deve prima lui uscire dalla sua fazione, quindi è proprio impossibile. Poi chi c'è? Gianfro è il responsabile del disturbo delle tattiche economiche degli altri. Poi c'è Marco Fascione, che ha il nome esattamente in tema, che è il capo della polizia militare. Mattia, che è il capo maggiore dell'esercito, Mister Regius, che è il ministro degli hamburger. Questo è uno dei più importanti perché in realtà in questo gioco sono importantissimi i supplies che si vedono da qui. Quindi lui dovrà gestire tutti i rifornimenti. Sapete che il cioccolato, le barrette di cioccolato, sono state inventate proprio dagli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale. Perché cosa accadeva praticamente? Quando mandavano le truppe in queste zone qua in Africa, eccetera, c'era bisogno di creare del cibo portatile, quindi delle barrette portatili, che dessero tantissima energia. Quindi hanno inventato le barrette di cioccolato in quel periodo lì, per questo motivo qua. Poi c'è Sam Jackson, detto la bestia, che è il ministro della guerra, che sarebbe i tre player. Poi c'è un anonimo, che si chiama Anonimo, che è il direttore del canale di Panama. Ecco, torniamo con la mappa normale. Eccolo qui, e lui ha un background francese. Poi c'è Dottor 66, che è il capo dell'intelligence. C'è il ministro della paura, che sarebbe una specie di socio di Marco Fascione. Però lui si vuole occupare principalmente di terrorizzare tutti i messicani. Perfetto. Poi c'è Albomo, che sarebbe il nostro buon Napoleone. Che lui è il demagogo supremo ufficiale della finta rivoluzione nazionalista, il cui scopo è far diventare fascista tutto Sud America. Adesso ne parliamo assieme di questa cosa. Secondo foglio per le cariche, poi ci sono anche tutti gli altri commenti. Allora, Lorenius direi che si è autonominato, ma giustamente il grande contatore, perché il suo compito è contare quanti iscritti ho. Ora che sto registrando, ne ho 912. Poi Filippo è il grandissimo, scusa, il generalissimo delle forze armate e lui mi ha dato un ottimo consiglio di fare piani piccoli. Adesso qua abbiamo un piano enorme contro il Canada, perché il Canada è una pippa, però sarebbe meglio farlo meglio. Per esempio possiamo farne due, mettere qua quello dei montanari, mandarli di qui e gli altri di qua, per dirne uno. E poi c'è Bodvar, che è il consigliere strategico militare, ha parlato anche lui con Manuel di cosa si dovrebbe fare. Ora, prima direi di utilizzare un po' le nostre truppe che abbiamo qui, fare cadere Parigi il più rapido possibile, e poi bisognerebbe andare a prendere Panama. Ok, queste sono le cariche, ragazzi. Allora, ora è ufficiale, vediamo l'immagine del presidente. Basta cariche, nel senso che se volete fatele, ma non lo faccio, cioè, nel prossimo episodio non ne nomino più. Avevo promesso che l'avrei fatto in questo, ma avete visto che ho passato tipo 10 minuti, quanto cavolo di tempo è passato, a leggerle. Allora, mi viene anche detto di fare la Virginian Class, stato Orgel Mort 23, di sicuro ho letto male il tuo nome, mi dispiace. Allora, di fare la Virginia Class, che è tipo la battleship, quelle più pesanti che ci sono. Non lo so, forse è meglio fare questa per adesso,
E dopo magari possiamo andare direttamente alla Montana, cioè ovviamente dovremmo passare dalla Virginia, ma ora andrei a questa che è un pochino più mobile, anche perché io punterei più sulle carrier. Poi Shift mi ha detto di passare agli heavy tank. Allora io farei così, starei sui medium fino allo Sherman. E poi magari quando siamo qua possiamo fare il T95, farei il T20 e il T95, quindi bisogna passare da qua. Sherman, così così ci saltiamo questo, perché qua dice che basta avere lo Sherman. Però io alla fine, dopo il 45, utilizzerei semplicemente il Patton, che ha il nome Patton perché Patton è stato nella guerra col Messico, cioè non quella che abbiamo fatto noi finta, ma quella vera, il primo generale ad utilizzare truppe meccanizzate. Poi Daniel mi ha spiegato un attimo questa cosa qui. Praticamente le bandierine ci dice quali sono gli states dove ci sono dei ribelli, se ho capito bene. Però questo vuol dire che ci sono dei ribelli anche qua? Cioè non capisco bene sti colori, sinceramente, cosa vuol dire? Questo è verde perché? Boh, questo? Non ho capito. Però invece la fiamma significa se ci sono dei danni, per adesso non ce ne sono stati. Poi altre cose interessanti sarebbero quelle di Luca ha detto che in realtà l'aviazione inglese è molto forte, però è anche distribuita su tutto il pianeta, quindi non è poi così un grosso problema. Invece c'è stata una bella discussione tra è stato Emma, Daniel, Lazza, mentre Bertix la pensa nel modo opposto. Bisognerebbe rendere fascista il Sud America e farlo entrare dentro la nostra fazione, o conquistarlo, come dice Bertix. Io penso che non possiamo conquistarlo tutto, perché sennò semplicemente ci ne freghiamo di quello che accade in Europa, noi lo conquistiamo tutto e basta. Però vorrei interagire un po' con l'Inghilterra, diciamo. Poi Alberto mi ha detto di lasciar perdere l'Italia, ma io direi che invece è meglio andarci. Poi Daniel più sempre Manuel più Pollo Spollis mi hanno invece detto che secondo loro la cosa migliore, la dottrina migliore è proprio questa, e in più quella di destra per potenziare le carrier, quindi fare proprio così. Però dobbiamo aumentare la nostra produzione. Alla fine dello scorso episodio off video ho tolto tutta la produzione dei tank, adesso vi spiego anche il perché. Adesso la rimettiamo subito negli aerei. Poi vediamo un po'. Donald ci ha fatto sapere che è bellissimo, effettivamente lo è. E l'ultima cosa, saluto anche Matteo il pro, che non è Lezzo. Perfetto, allora direi basta, 2200 miliardi di commenti. Allora vi dicevo che ho tolto questo perché in questo momento noi siamo, cioè in realtà tipo 5 settimane va benissimo, non l'ho eliminata per quale motivo? Perché praticamente, cioè in realtà potrei anche lasciarla su, qua ne facciamo 7 al giorno, il punto è che io di questi qua vecchi non me ne frego, cioè non me ne frega proprio più un cavolo. Perché adesso siamo arrivati fra 8 giorni a fare questi. Io non voglio produrre nel frattempo in questi 8 giorni che mancano praticamente 7 per 8, 56 light tank di modello vecchio. Quindi io faccio così e possiamo mettere questi qua sugli aerei. Allora, aerei che passano sopra le navi. Perché tanto sono comunque delle cose separate. Però ricevono prima i materiali in caso che manchino questi, mentre ovviamente si beccano le industrie. Allora, voi fate schifo, cioè siete i carrier della prima guerra mondiale, fanno davvero schifo, però i naval bomber non fanno così schifo, quindi metterei un po' di naval bomber. Abbiamo ancora due fabbriche militari e le metterei invece sui naval bomber, no, sui fighter, questi qua. Perfetto. Basta, adesso ci mancano un po' di risorse, surplus, 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 need rubber. Allora, qua iniziamo a parlare di grandi sistemi. Dov'è la gomma nel mondo? Dove sono le risorse nel mondo? Resource. Allora, qua c'è la gomma, ok? Brasile. E ora non ce la sta dando. Se no, la più grande riserva di gomma nel mondo è qua. Infatti, se dovessimo andare qui, l'Olanda, con cui non siamo in guerra adesso, ha 745 unità di gomma, il secondo è l'Inghilterra. Quindi io direi, tra l'altro l'Inghilterra possiede qua, dove ce ne sono ben, beh, non si vede più, ce ne sono ben 800. Quindi io direi che
ci andiamo a prendere tutta sta zona, perché noi quello che manca è... Allora, l'olio non penso ci mancherà mai, o comunque per un bel po' no. Alluminio siamo lì lì, la gomma ci manca sempre, la importiamo tutta infatti. Il tungsteno siamo con un surplus, anche l'acciaio ma non tantissimo, e anche il cromo ci manca. Allora, il cromo lo possiamo prendere da Cuba, che potremmo... Ogni volta che mi cambia sta mappa e mi arrabbio. Ok, Cuba ne è un casino, mentre la gomma non ce n'è tanta. Dunque, potremmo attaccare il Brasile, però sarebbe una guerra lunga e non so se ne vale la pena, sinceramente. O se no, tentare di convertirlo. Allora, possiamo fare tranquillamente questo, che però non ha senso. Dov'è che è? Boost Party, questo qua, quello che serve per far convertire questa nazione al fascismo, come ha detto Emma. Allora, secondo me è una buona idea, così lo facciamo entrare dentro l'Oceania. E ci conquistiamo un po' di cose noi e un po' di cose lui. Mi avete detto magari di allearmi con l'Argentina, però non so se è il caso, insomma. Tra di loro si vogliono abbastanza bene, così sembra. Lui vuole bene a me. Una cosa che possiamo fare è questa qua, ragazzi. È pompare qui. Aspettate che abbasso leggermente l'audio. Option. Allora, alzo leggermente la musica, ma poi abbasso un po' il tutto. Ah, perfetto. Ditemi se era meglio prima, forse ho semplicemente le cuffie un po' alte. Comunque, possiamo pompare qua così, South America, e facciamo diventare tutti quanti, compreso il Brasile, esatto, c'è una daily support per il fascismo di più 0,5. Quindi io andrei qua. E ora non possiamo, però lo potrei fare. Messico e Canada no, tanto li abbiamo conquistati. Guatemala, questo qua niente perché non esistono più. Potremmo fare anche quello dei Caraibi, però io farei semplicemente South America. Poi possiamo fare questo, però richiede tutti quelli sopra. E questo qua cosa fa? Drift più 50%. Il dollaro. No, non penso che questa sia una cosa positiva. Non penso che sia. Beh, in realtà sì, il Brasile si prende un po' di cose. Per quanto riguarda il fascismo, potremmo farle tutte per potenziare un po' questa cosa qui e poi fare questa. Potremmo fare questa. Non lo so. Comunque questa è una cosa che potremmo fare. Qua ovviamente andiamo sulle carrier, qui così, e qua io andrei più su... Non ho ancora deciso quale. Anche se ci servono ieri per fare di sicuro le bombe. Allora iniziamo a togliere la pausa. Ora come ora non siamo ancora in guerra con loro, però vediamo se tu mi puoi dare qualcosa. No. Tu volendo mi puoi dare qualcosa? Non capisco perché. Tra l'altro Trade Nation. Lui fa trade con loro. Penso che, allora, facciamo così. Lo prendiamo da... Ah, ce ne manca comunque uno. È che mi sta sulle palle dare via una fabbrica che vale 8 solo per uno. Close. Togliamo una pausa. Ok, si sono messi a posto. Dunque, avevamo l'invito a entrare in guerra qui, potremmo chiedergli di fare join alla sua guerra. Adesso accetterebbe ovviamente subito, però adesso non la voglio fare perché vorrei dichiarare guerra io direttamente all'Olanda o all'Inghilterra. Comunque, dobbiamo decidere un attimo cosa fare e la cosa principale secondo me è fare come avete suggerito. Migliorare un po' il nostro supporto qua così. Allora, passiamo in questa mappa che si vede cosa sta accadendo. Portiamo le mie truppe su. Muovetevi. Io cercherei di tagliare qua i supply così eliminiamo questi. Ci sono unità del Belgio e loro qui. Qua si stanno spostando anche loro. Spero che arrivino abbastanza in fretta. Cos'è che è questo? La Bulgaria è entrata nell'asse. Bene. Quindi l'asse si sta prendendo tutta questa zona in Europa. Voglio vedere la Jugoslavia. No,
Di fascismo in Jugoslavia proprio non ce n'è, quindi chissà cosa gli accadrà. Nella realtà sapete che ovviamente è stata conquistata. Qua sembra che l'avanzata inglese si sia un attimo fermata sulle Alpi, qua però stanno vincendo loro, stanno spingendo verso Torino. Quando è che arrivano i miei? Aspetto che siete pronti e poi andrei. I volontari del fronte tedesco non sono ancora arrivati, però vorrei spingere su Parigi così li facciamo fuori. Il nostro manpower è agli sgoccioli. Qua abbiamo ancora questa qui che fa schifo. Il punto è che vedete che non abbiamo punti. Il punto è che non abbiamo punti, esattamente questo. Fin tanto che non mandiamo via la Great Depression, non possiamo fare assolutamente nulla. Quindi potrebbe anche essere il caso di dichiarare guerra all'asse, cioè scusate, agli alleati ovviamente. Però io mi dichiarerei questo episodio all'organizzazione delle nostre forze qui. Adesso, quando il piano qui è ben organizzato, allora ora stanno facendo tutto il piano di difesa. Queste 5 dovreste essere tutte qua. Esatto, aspetto che il piano d'attacco salga, tanto non c'è molto che possiamo fare. Le mie truppe invece qua sono arrivate. Dunque, potrebbe essere un po' pericoloso sfondare da lì, eh. Ok, fermi tutti, finalmente abbiamo fatto l'M3. Andrei diretto allo Sherman, perché poi tanto questi qua sono il 40, quindi diretto allo Sherman e poi potenziamo lo Sherman con questi qui. Il carro leggero, il carro pesante per adesso non li voglio fare, facciamo direttamente lo Sherman e poi utilizziamo quelli. Perfetto, direi. Quanto manca qui? 9 giorni. Allora, come va qui il piano? Siamo da questa parte del fiume. Vi sentite abbastanza pronti? Va bene, andiamo velocemente al teatro italiano, lì l'organizzazione è un po' più bassa per qualche motivo. Qua vedo che i tedeschi si stanno muovendo, io darei il via. Vai, iniziamo l'invasione. Allora, stiamo leggermente vincendo. Io vorrei che anche i tedeschi però mi aiutassero. Io qua ho 5 forze che sono molto forti. Comunque tank non proprio i migliori, ma abbastanza messi bene. Loro stanno perdendo. Come va questo scontro qua? Siamo messi pari, però vedete che stanno arrivando altre unità da altre parti del mondo. Intanto guardiamo il fronte italiano, che magari... Io vorrei che davvero mi spostassi giù, però. No, non si può. Devo andarci io. Stiamo... Grande che hanno recuperato. Bene. Allora, andare a prendermi questi 8 non serve un tulo, un ciulo. Fammi così. Prendimi Firenze da dietro. Perché qua ne hanno 7. Se riusciamo a tagliarli potrebbe essere una cosa positiva. Attenzione, stiamo andando verso Parigi. Dritti per dritti, ragazzi. Qua non c'è tempo per fermarsi. Parigi, Parigi. E ci arriviamo noi, non i tedeschi. Ok, Arsenal of Democracy, fatto. Ottimo, quindi abbiamo un casino di fabbriche in più. Abbiamo più dockyard. Ottimo, meraviglioso. Allora, potremmo fare il progetto Manhattan, ma non è ancora il tempo, anche se Regulus non sarà d'accordo. Forse sì, in realtà. Allora, questo qua cos'è che fa? Questo non è ancora il tempo perché non possiamo invadere, di lì non possiamo andare, questi non ha senso farli ora come ora. Quindi potremmo iniziare a lavorare sul Sud America. Io farei così e basta. Allora, prima di andare avanti, però, fatemi mettere a posto questi che... È meglio darci una mossa. Allora, stiamo facendo le carrier di livello superiore o sbaglio? Non ancora. Dobbiamo fare quelle del 40, perché stiamo facendo ancora quelle del 36. Però io avevo detto di produrne una sola. Questo episodio comunque sarà più corto degli altri perché lo sto registrando alle 4 di oggi pomeriggio, quindi fra poco lo fermiamo, se no non faccio tempo a caricarlo. Vi avevo detto già di farne una sola, ottimo. Allora, pompiamo di sicuro questi e questi. Poi, questo qui facciamo comunque l'M3, anche se non è quello migliore. Qua non ce n'è niente di migliore. Qui è sempre questo. Qui ovviamente è quello lì. L'antitank lo sto facendo. Non so se sto facendo l'anti-air. Quindi mettiamo sotto l'anti-air. No, non l'ho neanche. Non... Ah, è impossibile. No template.
Ho fatto qualcosa di strano. Cosa vuol dire questo? Medium tank, research the miss. Cosa vuol dire? Research the miss. Non capisco cosa voglia dire, ragazzi. Medium tank, equipment. Without template. Ah beh, certo. Sì, inizia a produrli, poi li mettiamo sul campo dopo. Invece volevo mettere a posto questi qua, ne possiamo mettere ancora tre. Direi di fare qualche... Allora, le navi... Facciamo qualche convoglio per adesso, poi li riindirizziamo dalla parte giusta. Ci mancano ancora un po' di alluminio. Chi ci può dare l'alluminio che va bene? Questo qui è bloccato. Anche la Svizzera, anche l'Italia è bloccata, anche loro. Qua ci sono solo gli alleati con cui posso commerciare. Facciamo la Jugoslavia, che almeno non è in guerra con nessuno. Allora, qua mi dice template, probabilmente si riferisce a questo. Edit. Medium tank, perché ora sto facendo il light tank. Ok. Ma scusate, quindi questo qua era fatto di light tank, non di medium. Era fatto con questi. Sì, certo, perché M3 lì. Allora, questi qua non li produciamo più, come non produrremo più questi qua. Finiti questi, direi che non ne fai più assolutamente nessuno. Allora, fammi capire quanti medium tank, no, quanti light tank abbiamo da parte. Porca miseria, ne abbiamo un sacco. 1254 unità, secondo me ne abbiamo prodotti troppi. Questa partita, ragazzi, gameplay esplorativo, ho fatto una marea di cagate abominevoli. Ok, quindi per adesso li tieni da parte, poi li mettiamo sul campo un'altra volta. Allora, qua c'è il rischio che mi taglino i supply, ma dobbiamo arrivare a Parigi. Stiamo leggermente vincendo. Attenzione perché... No, meglio se ci ritiriamo e ci riorganizziamo. Aspettiamo che salga le barre. È molto brutto questo confine, è vero? Però sto cercando di scombinare un po' le cose. Qua come va? Che tagliamo... Pigliamo Firenze da dietro, magari? Qui sta andando molto meglio rispetto alla presa di Parigi. Stiamo combattendo in montagna, però. E io non ho nessuna forza di montagna. E infatti vedete che io ho solo un'unità che sta combattendo contro ben 28... 28 di loro, però noi abbiamo molte più riserve. Che la battaglia ora si sta un attimo pareggiando in realtà. Fermi che qui rischiamo di prenderle di brutto. Adesso vorrei capire se i tedeschi ci possono aiutare. Ah no, sono i tedeschi che qua stanno perdendo, non io. Ma tedeschi, voi state attaccando? I tedeschi stanno attaccando. Ok, infatti così miglioriamo la questione anche di quel gaggio lì. Non di molto però. Non lo so, secondo me qui la situazione non è proprio delle migliori. Vorrei intanto capire qua sotto come sta andando. Cosa è successo? Abbiamo giustificato una guerra? Contro chi? Chi è che è? Justification conquering liberated libertad. Chi cavolo è questo? Perché non posso andare sulla cosa? Questo? È questo. Quindi ora possiamo conquistare la Colombia volendo. Abbiamo un declare war. E questo qui scade nel... Ah, rimane lì per sempre. Va bene, dobbiamo rifarlo contro Panama. Justify War Goal, Conquer Panama. Vai, come avete suggerito voi. Available. Ah, finisce il 16 novembre, quindi dobbiamo prepararci l'invasione della Colombia. E potrebbe essere interessante, visto che Panama non ci lascerà mai passare, giusto? Dov'è? Return Force. Aggression Pack.
Military Access, eccolo qui, meno 30. Quindi dobbiamo assolutamente sbarcare. Ci serve il controllo di questi mari. Nel prossimo episodio facciamo l'invasione della Colombia. E dopodiché, anche se loro in realtà, no, è il Venezuela che è fascista. In Venezuela potremmo già farlo entrare nei nostri ranghi. Sono molto preoccupato delle spedizioni qua. Adesso non vado avanti a registrare, aspetto i vostri commenti. Qua stanno tutto abbastanza bene, ci sono un po' di morti di sicuro e forse è meglio tornare indietro, però qua comunque un po' di perdite le hanno. Cioè, se ora dovessi attaccare, perché non mi fai attaccare? Perché c'è il punto esclamativo? Non può muoversi in quella direzione. Così potresti però. Non lo so. E perché c'è la bandierina bianca? Ah, perché sta facendo il retreat. Allora facciamo il retreat completo e poi vediamo un attimo cosa fare. Qui invece le mie forze non stanno avendo la meglio contro di loro, quindi direi che ci fermiamo. Forse è il caso di andare a prendere un po' di porti. Potremmo andare a prenderci magari Bologna. E sarebbe interessante Bologna, La Spezia, che sono i Genova e Venezia. Questi qua sono i quattro porti importanti da prendere. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ve lo dico subito, vi ringrazio tantissimo per i commenti. Tra l'altro, ho notato una cosa che ci sono 160 commenti, ma solo 50 mi piace. Quindi dovete mettere più mi piace, ragazzi, se volete supportare questa serie e questo canale. Vi ringrazio comunque per tutti i commenti, mi piace e le condivisioni che avete fatto. E vi chiedo se, appunto, questo video vi è piaciuto, di mettere mi piace anche a questo. E di condividere il video con i vostri amici. Ci vediamo come al solito sotto nei commenti. Qui non siamo andati avanti di molto, ma adesso, come mi ha chiesto Daniel, andremo un po' più forte. Ha ragione lui, non possiamo continuare a stare in pausa. Ma stiamo rimettendo a posto un po' tutto. Qua c'è Missing Equip, Light Tank. Non è un mio problema, sinceramente. Tanto non li voglio più fare. Quindi tutti quelli che abbiamo li facciamo fuori completamente tutti. Dove è finito qua? E poi basta, anzi potremmo anche regalarne qualcuno a chi ne ha bisogno. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. GG a tutti!